Perché i motori marini non vanno mai accesi fuori dall'acqua o senza acqua. Nautica in pillole. Ci troviamo adesso in acqua con un Suzuki 70 cavalli 4 tempi, un motore non nuovo ma certamente ottimo. In acqua perché appunto voglio accenderlo mentre facciamo il video e farti vedere il circuito di raffreddamento in funzione. Come tutti i motori endotermici, anche il motore fuori bordo, in questo caso fuori bordo, ma il motore delle barche in generale, ha bisogno di essere raffreddato. Bene, la novità rispetto al resto del mondo per la nautica è che il nostro radiatore, quindi il sistema di raffreddamento, è il nostro mare o lago o fiume, quell'acqua che abbiamo sotto. La maggior parte dei motori fuori bordo, nello specifico tipo quello che stiamo adesso provando, hanno una spia dell'acqua che è una uscita del circuito di raffreddamento che ti fa vedere se sta funzionando il circuito di raffreddamento. Non è detto che se hai dei problemi all'uscita della spia dell'acqua il motore non stia invece raffreddando. Infatti tutti i motori, oltre alla spia dell'acqua, hanno anche un segnalatore o acustico o visivo o entrambi che ti avvisano se c'è un problema di surriscaldamento del motore. Quindi in sintesi, l'acqua che circola all'interno del motore per raffreddarlo arriva dal basso. Se il motore lo accendiamo fuori dall'acqua, quindi fuori dal mare, dal lago, dal fiume, cosa succede? Succede che non c'è acqua di raffreddamento e il motore si rompe. In questa posizione siamo proprio al limite dell'altezza, infatti il pescaggio dell'acqua ce l'ha vicino all'elica. In questa posizione ancora riesce a recuperare acqua, ma se lo alzassimo ancora di più metteremo le posizioni delle finestrelle, le chiamo così, del piede che aspirano l'acqua fuori dall'acqua, quindi provocheremo un problema. Attenzione quindi a collegare sempre il radiatore al nostro motore per poterlo far raffreddare. Se non vuoi neanche perderti o una nostra prova o un nostro video in pillole, non dimenticarti di iscriverti sul nostro canale YouTube, quello su cui stai guardando. Dal lago di Garda a Desenzano è tutto, buon vento e occhio sempre al meteo.